Noi scriviamo verbali, crediamo di essere precisi, puntuali e poi vediamo che qualcuno travisa i nostri voti e travisa le nostre valutazioni. Coscienza loro, dico, poi nel mondo del lavoro, quando dovranno inserirsi nel mondo del lavoro, se non saranno delle persone preparate e qualificate, sicuramente non faranno strada. Persone che magari hanno più possibilità e riescono a rubare in un certo senso. Intanto la laurea, liberarsi prima di me con degli escamotage solo perché sono figli di papà. Spero che li pescano, però io difendo gli studenti, perché gli studenti se falsificano devono avere un appiglio in segreteria, quindi è da controllare più gli impiegati che lo studente. Bisogna fare più attenzione alla meritocrazia ed evitare il più possibile queste cose, quindi ben vengano queste operazioni che vadano, insomma, a distruggere questo sistema che purtroppo c'è ma non si vede. Ma sinceramente, visto l'andazzo qua e le precedenti notizie che sono arrivate anche nei mesi scorsi, non mi sorprende più di tanto. Penso non sia una delle cose migliori che si possa fare all'università, ma penso che non sia l'unica. Ci sono tante altre cose che succedono non corrette nei confronti, diciamo, di gente che magari invece studia e cerca di andare avanti con le proprie forze. Vedere persone che poi vanno avanti in questo modo ti lascia poi di stucco, perché dice, la gente studia e cerca di impegnarsi e rimane qua bloccata anni. Ci sono raccomandazioni all'interno dell'università, ci sono anche figli di professori probabilmente che sono anche più agevolati rispetto a gente comune, normale, che va all'università. Comunque l'importante è che piano piano si riesca a sistemare tutto il sistema universitario, che ha notevoli problemi. Non sono preso alla sprovvista, perché forse queste cose sono sempre avvenute, forse l'unica cosa buona è che finalmente adesso emergano in tutto il loro schifo.